Bene, ma però in un modo io, se fossi il capo della polizia, non darei mai l'ordine di incitare alla reazione. Questa è una provocazione. Palese, se voleva una provocazione, questa è la classica provocazione. Cioè, lei crede quindi che eccitare gli animi, no? Che in questo modo si complichi una situazione. Ma certo. Adesso vedrai quanta gente, perché poi verranno qui per dimostrare che la città non è d'accordo, no? E allora, davanti alla quantità della gente, tu cosa fai? Dario, cosa deve fare il popolo di Macao adesso? I ragazzi di Macao, cosa devono fare? Soprattutto viverla con intensità e soprattutto dare l'informazione di quello che succede. Ma però con molta tranquillità qui dentro. Per quello che la nostra esperienza di 25 occupazioni in 3 anni, questo è il momento positivo per voi. Dove potrebbero spostarsi a Milano? Ma non pensare subito a spostarsi, poi adesso dovranno dare le piante, si va in giro. Mi ricordo che nel nostro caso, dopo che ci hanno sbattuto fuori dal primo ambiente, ci hanno dato la possibilità di andare intorno a scegliere. Adesso vi daranno questa possibilità. Ci sono dei luoghi, degli spazi abbandonati come questo, e però in questo caso è col comune che trattate, quindi la polizia non ha più possibilità di intervenire. Il comune cosa dovrebbe fare? Adesso vi darà l'impianto delle situazioni che sono allo studio, che sono libere e facili da essere Quindi dovrebbe gestite. Dargli un altro posto? E certo.